plenaria. Parla veramente del perché noi siamo una meta mistica dei santi. Prima di tutto perché è di stamattina la conferenza di Dubai. La Sant'Elia, dal punto di vista delle energie rinnovabili, è la Arabia Saudita del Mediterraneo. In questi progetti c'è per esempio, mi riferisco alle due relatrici di prima, un recupero a CO2-0 di sito minerario di Pramusato, con una residenza turistica ovviamente a CO2-0. C'è il distretto della Buona Vita di Tiara e così via. Adesso darò questo libro al dottor Solo, perché ogni promessa è un debito. Ma un altro debito che noi abbiamo è quello di capire qual è il senso che un viaggiatore vuole trovare nella Sardegna. E mi sono trovato un'altra cosa, un altro libro, che è Viaggio in Sardegna di Michela Mongia, dove c'è scritto, e io non me lo dimentico mai, in Sardegna ogni luogo non è soltanto un luogo. Cosa vuole oggi un turista? In qualunque ruolo di accoglienza noi riserviamo, vuole trovare l'innocenza del mondo. E questo solo la Sardegna ce l'ha, non ce l'ha l'Africa. Sono stato molte volte in Africa. L'Africa è primordiale. Noi abbiamo un bagaglio di civiltà, di significati, anche nascosti, ma che poi di mettere insieme una idea con un rispetto per le cose della mia terra, che è quell'innocenza che gli stranieri, che gli italiani di terraferma vengono a cercare qui. Grazie. Sul turismo. Provo appunto a cercare di mettere questi diversi aspetti dentro un filo logico, un'idea appunto di politiche del turismo in Sardegna, o di politica del turismo in Sardegna. Un'idea che delle cose che ritengo sarebbe utile fare e fanno parte di un programma di governo. Partiamo da alcune considerazioni, le avete fatte anche voi, mi pare che il primo che si è intervenuto ha subito parlato di volo. E certamente non si può parlare di turismo in Sardegna se non parliamo di trasporti, di come arrivare in Sardegna. E naturalmente se l'isola possiamo arrivare solo via nave o in aereo. Conosciamo, insomma, non mi voglio allungare sulle diverse cose. Certamente non siamo soddisfatti dei trasporti da e per la Sardegna, non siamo soddisfatti dei collegamenti marittimi, dei prezzi che nella stagione estiva spaventano, non siamo soddisfatti naturalmente dei collegamenti aerei e che
magari sono anche ben presenti o quantomeno sufficientemente presenti per qualche mese in Sardegna, poi appena finisce settembre arriva la stagione winter, come la chiamano loro, i voli crollano, credo che a Cagliari passiamo da 35 aerei al giorno a 4-5 voli al giorno dall'estero, quindi una situazione totalmente diversa. Due cose si possono dire innanzitutto. Abbiamo i voli in continuità territoriale che riguardano soprattutto il diritto alla mobilità dei sardi e sappiamo che negli ultimi anni è stato con molta difficoltà rinnovato di anno in anno, l'ultimo periodo finalmente rinnovato per 2 anni e quindi c'è ancora un anno di durata, ancora un anno di tempo per recuperare le idee e presentare finalmente una proposta di continuità territoriale utile alla Sardegna e accettabile per l'Unione Europea. Non è che sia cambiato molto l'Unione Europea, sì, da parte della Commissione Europea, le norme sono ben chiare, sono state ricordate e anche sistematizzate in un documento del 2014, mi pare, quindi siamo ancora lì. Dentro quelle norme ci sono delle regioni d'Europa dove la continuità territoriale è ben gestita, è capace di soddisfare le attese dei cittadini della Sardegna, ma anche di soddisfare, almeno per alcune tratte, per alcune rotte, le esigenze di chi in Sardegna invece ci viene in maniera episodica, per lavoro o per turismo, che è quello che interessa a noi. Nel passato è stato fatto l'errore di immaginare uno strumento che serve per garantire il diritto alla mobilità, e cioè la continuità territoriale, è stato pensato anche come uno strumento per favorire la competitività del turismo in Sardegna e quindi anche per garantire l'accessibilità, la facilità, la maggior competitività delle imprese turistiche. Da qui ne è nata una discussione interminabile con l'Unione Europea, che hanno pagato i cittadini sardi e la Sardegna con una difficoltà di trasporto aereo che ancora ci portiamo dietro. La buona notizia è che appunto le norme permettono di avere una continuità territoriale migliore in Sardegna, sicuramente una continuità territoriale che preveda sì un prezzo basso per i sardi, un prezzo diverso per i non sardi, ma un prezzo diverso che non sia totalmente libero, lasciato alla speculazione, per cui il giorno di 22-23 dicembre può costare 500-600 euro un volo andata e ritorno per la Sardegna, o d'estate appunto costa tranquillamente 400 euro. Questo qui può essere modificato e andrà sicuramente modificato. I voli a tariffa, chiamiamola così, politica per i residenti in Sardegna, ma un prezzo comunque ragionevole. Nel passato era circa 2,5 volte, cioè se costava 50 euro per i residenti in Sardegna, costava 125-130 euro per i non residenti. Un volo quindi politico è un prezzo politico e un prezzo ragionevole, un prezzo controllato, quindi non aperto a qualunque speculazione, a qualunque desiderio di profitto. I voli in continuità territoriale, la buona notizia è che ormai anche in altre aree d'Europa si è diffusa la possibilità di pensare non solo a un collegamento, nel nostro caso per Roma e Milano, e non solo un collegamento magari per altre 6 città italiane, come è successo anche per noi in Sardegna in altri tempi, ma estendere questo principio qui, considerando la maggior necessità di mobilità del mondo contemporaneo e quindi alle province italiane del sud, del nord, dove ci sono i nostri studenti di diverse città italiane o comunque abbiamo rapporti di lavoro e rapporti eventualmente anche di transito di grandi flussi turistici, che sono un volo diretto
Cagliari Venezia o Olbia, Alghero Venezia è naturalmente un volo che permette di far arrivare in Sardegna flussi turistici che a Venezia arrivano in maniera così massiccia. Quindi la buona notizia è che potranno essere programmati voli di utilità territoriale anche per delle città estere, quindi Bruxelles, Parigi, Londra, alcune importanti capitali estere, che significa che la nostra regione diventa, non solo i cittadini sardi hanno la possibilità di viaggiare a prezzi stabiliti, ben conosciuti e con dei prezzi simili tutto l'anno, senza prezzi così erratici e strani, ma hanno la possibilità di potersi muovere durante l'intero arco dell'anno e non essere soggetti a questi crolli dei voli low cost. E allo stesso modo i residenti, i cittadini esteri hanno la possibilità di venire in Sardegna e quindi sarà più facile per l'offerta turistica sarda promuovere un'offerta, cercare i propri clienti anche negli altri periodi dell'anno. Quindi la continuità territoriale nei prossimi mesi, sicuramente nel prossimo anno, diventerà una cosa importante, non solo per due città, ma per parecchie città italiane e per alcune capitali estere. L'altro punto interessante sui voli low cost è che sono stati fatti degli errori nei voli low cost o nella promozione dei voli low cost. I voli low cost possono avere una promozione diretta da parte della regione solamente nei primi tre anni, e cioè l'Unione della Commissione ti dà la possibilità di derogare le norme del libero mercato e quindi di incentivarlo solamente per aprire una nuova rotta, e cioè vabbè, devi andare a Helsinki, chissà che traffico c'è, questo traffico va creato, per i primi tre anni ti do la possibilità di agevolarlo e quindi ti aiuto a creare questo collegamento. Dopo tre anni poi non lo dovresti più agevolare, non lo dovresti più sussidiare, altrimenti appunto il tuo diventa un aiuto di Stato non autorizzato e si viene sanzionati dalla Commissione Europea. Una sanzione che poi in questo tema finisce per rimbalzare non solo su quel singolo volo, ma su un atteggiamento complessivo che può riguardare tutta la discussione tra noi, tra la Regione Sardegna e la Commissione Europea. Nel passato sono stati messi a bando delle rotte ed è stata data la possibilità di avere dei sussidi per tre anni. Poi qualche volta ci si è dimenticati alla scadenza che bisognava interrompere e si è continuato a sussidiarli, mentre questo non è giusto. La regola è che i sussidi eventualmente, ma non sono sussidi, gli accordi di cosiddetti co-marketing li può fare solo gli aeroporti e solo a condizioni diciamo di convenienza di mercato, di un operatore economico di mercato, loro dicono, e cioè l'aeroporto magari fa uno sconto o promuove o investe in comunicazione con la compagnia aerea perché ha fatto dei conti e gli è conveniente, perché occupa più la pista, ottiene delle tasse di atterraggio o comunque poi ci sono le tasse di imbarco o sbarco da parte dei passeggeri e poi c'è anche il traffico nella galleria e quindi la possibilità di affittare a un prezzo più alto o comunque affittare gli spazi commerciali. Quindi fa delle considerazioni economiche. E al di fuori delle considerazioni economiche, l'aeroporto non può sussidiare i voli low cost, pena le sanzioni della Commissione Europea. Nel prossimo futuro, in questo desiderio è diventato uno dei pilastri della programmazione europea dei prossimi anni, è persino uno dei pilastri del PNRR, cioè un'Europa più connessa. L'idea di connettere l'Europa, della connessione
tra i paesi, le città europee, è diventato un valore importante come la transizione verde, la transizione digitale, l'inclusione e così via, la connessione delle città europee. Quindi per favorire questa connessione c'è la possibilità ormai, prossimamente ci sarà, di prevedere la possibilità di sussidiare alcune rotte, quelle che si ritengono importanti, non solo per i primi 3 anni, ma andare avanti per 4, 5, diciamo il tempo che si riterrà opportuno. Quindi promuovere ulteriormente questa costruzione di rotte, costruzioni di connessioni, costruzioni proprio di vie di collegamento. Ma questo qui disegna uno scenario effettivamente importante che andrà gestito bene l'anno prossimo, senza confusione, e cioè uno scenario dove le low cost possono legittimamente essere utilizzate per aprire nuove vie o per tenere vive le vie che abbiamo, per tenerle vive non solo nei mesi estivi, ma tenerle vive in buona parte anche nei mesi invernali, perché lì abbiamo il dilemma: ma non c'è turismo perché non ci sono i voli, o non c'è voli perché non c'è il turismo? Questo dilemma va sciolto, e naturalmente sono due cose che devono andare assieme, e non si riesce se non c'è la possibilità effettivamente di fare in modo che questi benedetti voli arrivino in Sardegna anche nei mesi delle diverse offerte turistiche, non della bassa stagione, ma delle diverse offerte turistiche, come ci ha ricordato prima, portando l'esempio di 4 stagioni di offerte di turismo diverso nel Trentino. L'altro tema è quello del trasporto marittimo. Lì la continuità territoriale semplicemente non ha visto la Regione Sardegna protagonista nel passato. La continuità territoriale prima era garantita dallo Stato, che era il monopolista con la Tirrenia nei trasporti da e per la Sardegna. Poi c'è stata un'altra seconda continuità territoriale, bando di continuità territoriale piuttosto lungo, che è allo Stato molto lungo, che è servito soprattutto per facilitare la privatizzazione della Tirrenia, e cioè quando ha privatizzato la Tirrenia gli ha detto: ti vendo questa compagnia abbastanza scassata, abbastanza problematica, però sai, ci attacco dentro anche 70 milioni di euro all'anno di rimborso per questa garanzia delle linee che tu ci devi dare. E quindi, diversamente dalla continuità territoriale aerea, dove comunque abbiamo un ruolo non esclusivo ma importante, nella continuità territoriale marittima non abbiamo avuto alcun ruolo. E quindi è giusto, naturalmente è stato accennato che alcuni temi e alcune competenze devono essere rinegoziate, possono essere rinegoziate con lo statuto, ma possono essere anche rinegoziate più agevolmente, in fretta, con l'approvazione di norme di attuazione, e cioè delle norme che specificano meglio alcuni punti generalissimi del nostro statuto, ma nelle cui pieghe c'è la possibilità di avere immediatamente delle competenze diverse che ci permettono di regolare alcuni aspetti, come quello di cui stiamo parlando adesso, per noi particolarmente importante. Nella idea di competitività del turismo in Sardegna c'è naturalmente l'idea che comunque venire in Sardegna costi molto caro, per i motivi che abbiamo detto, ma ci si può lavorare, come ho cercato di ricordare, ma ad esempio nel trasporto via mare, perché è carissimo non il trasporto dei passeggeri, ma è carissimo il trasporto dell'automobile. Ora, nel mondo che stiamo vivendo, che si sta profilando sempre di più, ma davvero è così necessario trasportare tutta questa lamiera, tutti questi spazi, farli arrivare qui in Sardegna? Forse si potrebbero ridurre questi numeri con
tanti impatti positivi anche dal punto di vista ambientale, dal punto di vista dell'affondamento delle strade, dal punto di vista dell'affondamento dei parcheggi. Se ci fosse un'offerta di trasporto pubblico locale più pervasiva e magari pensata non solo per portare avanti e indietro gli studenti nel periodo scolastico, che naturalmente è di fondamentale importanza, comunque per il trasporto pubblico locale di altri fini, ma un trasporto pubblico locale pensato anche per il turismo. Ancora oggi non credo che esista un pullman per andare a Barumini da Cagliari, no, direttamente andare a Barumini, portare i turisti, oppure pullman per pensati appunto per il turismo che facciano facilmente la costa di Villa Sibius o la costa di Finocchia e così via. E tantomeno pullman pensati per un turismo delle aree interne o per le vie del vino e così via. Lavorare sul trasporto pubblico locale vuol dire rendere più accessibile la Sardegna, renderla accessibile non solo con l'automobile, ma renderla accessibile al suo interno anche con altri mezzi economici, meno impattanti e più utili per tutti quanti. Significa anche poter lavorare non solo sul trasporto pubblico locale, ma anche effettivamente un pezzo del trasporto pubblico locale, anche gli autonoleggio o le auto a noleggio senza conducente, che in Sardegna raggiungono per un qualche mistero dei prezzi enormi, per cui diventano o non ci sono o diventano quasi intoccabili. Quindi ci sono cose che devono essere fatte dal punto di vista dei trasporti, devono essere fatte urgentemente e impattano sotto molti punti di vista, sulla accessibilità della Sardegna e anche sull'economicità dell'accesso in Sardegna e persino sulla impronta ecologica del turismo in Sardegna, sotto tutti questi punti di vista. E al secondo punto che avete trattato, seconde case, alberghi e campeggi. È stato ricordato. Seconde case, alberghi e campeggi. In Sardegna abbiamo vissuto il boom del turismo o la corsa all'oro del turismo, interpretando il turismo come edilizia, come consumo del territorio, come speculazione, no? Con terreni agricoli a basso costo, riesco ad avere le cubature, qualche volta le vendo subito, oppure qualche volta costruisco le case. E poi arrivederci, tutto quello che c'è dietro non mi interessa, anzi cerco eventualmente un altro pezzo di terreno dove ripetere una cosa che so fare bene, costruire in fretta, poco costo, rivendere, è finito lì. E se i bravi urbanisti comunque prevedevano anche un minimo di cubature con destinazione alberghiere invece che residenziale, si cercavano tutti i trucchi possibili per far finta che alcuni edifici fossero con destinazione alberghiera, ma in realtà erano seconde case trasformate da residenze turistiche alberghiere e così via. Oppure se c'erano comunque delle aree vincolate al turismo alberghiero, spesso finivano persino non utilizzate. Si facevano le seconde case ma non si facevano gli alberghi. E comunque le cubature degli alberghi valevano molto meno delle cubature in termini economici e delle cubature delle seconde case. E naturalmente è stata una cecità di approccio, no? È stato uno sbaglio. Oggi chi ha avuto anche successo nell'industria turistica non sono quelli che hanno fatto seconde case. Spesso le speculazioni sono andate bene, ma spesso anche sono andate male perché hanno visto anche un po' di avventurieri. Oggi chi invece ha investito nel settore alberghiero ha delle attività bellissime, strutturate, un'industria turistica affermata e in continua crescita. E tutti abbiamo capito che in realtà il turismo è un'altra cosa che consumare terre vecchie, che consumare suolo, ma è un'industria fatta di servizi che peraltro non sono solamente il posto letto, ma sono tante altre cose. E può
essere un'industria non solamente legata alla fascia costiera e al turismo balneare, ma altre cose, come avete ricordato, altre forme di turismo, come sono state ricordate. E visto che non li abbiamo fatti prima, gli alberghi, che cosa facciamo? Le possiamo fare di nuovi, forse? Oppure c'è anche la possibilità, che è nata quasi in maniera spontanea, di utilizzare quell'altro grande patrimonio edilizio che si è sviluppato, che sono le 300.000 seconde case della Sardegna. Oggi ci è stato ricordato, forse 100.000 di quei 340.000 posti letto, mi detto, contatti, sono posti letto che la Sardegna offre attraverso le seconde case, ma sono immesse nel mercato turistico almeno quello che emerge, non quello sommerso, sono messe in gioco una parte minima delle 300.000 seconde case, per cui c'è un potenziale di offerta turistica utilizzando meglio le seconde case che è enorme, e quindi niente alberghi? No, non direi questo, però o niente campeggi? Però forse una considerazione complessiva deve essere fatta, senza che nessuno tiri così la giacca dalla sua parte senza provare ad avere una visione complessiva. Gli alberghi, così come li immaginiamo oggi, che non sono più necessariamente i grandi villaggi turistici del passato, quelli da migliaia di posti letto, quelli tutti uguali, quelli standardizzati, quelli che possono essere uguali da noi o in Messico o chissà dove. Quella roba lì non va più tanto bene, nemmeno gli albergatori vogliono più fare quel tipo di offerta. Però nel passato, anche nella stagione precedente, sono state fatte delle norme che hanno permesso il miglioramento, la ristrutturazione dell'offerta alberghiera, magari con delle norme episodiche, i cosiddetti piani casa, no? E che hanno permesso a alcuni alberghi di risistemarsi, di adeguarsi alle richieste turistiche di oggi, le dimensioni delle camere, le spa, piscine, altri servizi e così via. Però sono state norme quasi di anno in anno, quindi episodiche. C'è qualcuno che ne ha approfittato o che ne ha potuto utilizzare, altri no. E comunque non sono attività che vanno fatte una volta per tutte, ma devono essere possibili in divenire, in continuazione. E ugualmente l'utilizzo delle seconde case non deve essere solamente episodico o lasciato alla libera o iniziativa o l'iniziativa individuale. Vabbè, tutto questo l'ho fatto un po' lunga per dire che la Sardegna ha bisogno, e il turismo in Sardegna ha bisogno della legge urbanistica. La legge urbanistica del 1989, e quindi sono passati 35 anni di una Sardegna totalmente diversa, di una Sardegna dove il governo del territorio non aveva ancora il piano paesaggistico regionale, e quindi in alcune zone della Sardegna, molto nelle zone balneari, molto nelle zone costiere, molto nelle zone interessate al turismo, c'è quasi un conflitto tra piano paesaggistico regionale e il piano urbanistico comunale, che non esiste. Il conflitto è laddove il piano urbanistico comunale non esiste. Quindi, e perché non esistono i piani urbanistici comunali? Qualche volta perché alcuni comuni sono stati amministrati male o con interessi diversi, e altre volte perché effettivamente può essere lungo approvare un piano urbanistico comunale. E quindi occorre una legge urbanistica nuova che, tra le altre cose, facilita, renda molto più facile, quasi agevole l'approvazione del piano urbanistico, una volta il piano urbanistico comunale. Laddove c'è il piano urbanistico comunale e ci sono delle regole chiare, diciamo definitive,
persistenti. Allora anche l'offerta turistica, l'industria alberghiera, l'offerta turistica alberghiera può costantemente aggiornarsi, rimodernarsi e può essere persino agevolata affinché rimanga e sia competitiva nel mercato europeo. E laddove ci sono degli spazi inclusi o in aree urbane, in aree adiacenti a zone già urbanizzate, il PPR prevede anche la possibilità in alcuni casi di fare delle alberghi totalmente nuovi. Non è contro i principi del PPR, laddove queste cose non si possono realizzare perché vincono non le norme del PPR, ma le norme di salvaguardia del piano paesaggistico regionale. E quindi cose che si potrebbero invece agevolmente fare sono bloccate. La legge urbanistica è importantissima e la legge urbanistica in attuazione al PPR prevede la possibilità anche di agire facilmente sul riuso delle seconde case, sul riuso delle seconde case a fine turistico e non a fine esclusivamente residenziale. Prevede la possibilità di addirittura di metterle assieme per fare alberghi diffusi, metterle assieme anche delle premialità laddove queste venga cambiata la destinazione d'uso, la possibilità quindi di riutilizzare alcune diverse utilizzazioni, diversi insediamenti residenziali, trasformarli in maniera opportuna residenze alberghiere, residenze turistiche a tutti gli effetti. Il PPR prevedeva addirittura premi di cubatura in questi casi e sono stati fatti, qualcuno se ne ricorderà, persino era stato fatto un bando di progettazione, si chiamava Costeras nel passato, per studiare la possibilità di trasformare alcuni borghi spontanei, persino il borgo di Giorgino, più vicino, dei borghi come a Siniscola, dei borghi come Puzzuido, dei borghi come Santa Caterina di Pittinuri, dei borghi spontanei che ormai però sono diventati quasi storici sulle coste della Sardegna, dove c'è un grande patrimonio edilizio ma nessuna offerta alberghiera. E naturalmente con l'approvazione dei piani urbanistici comunali vengono facilitati il riuso del patrimonio edilizio dismesso. È stato citato dal professor Tramontin Sovranusato, il territorio di Bugero, mi pare, nel comune di Bugero, vicino a Cala Domestica, un posto bellissimo, tante zone minerarie, ma anche persino vecchie zone militari e anche zone industriali, o anche persino recupero di edilizia fatta nel passato per attività agricole che sono state dismesse, attività agricole di allevamento che possono essere recuperate in maniera diversa. Persino i campeggi, per i campeggi è previsto dentro l'approvazione dei PUC la possibilità di trasformarsi, ma di trasformarsi in maniera legittima, alla luce del sole, in maniera chiara, e non sempre diciamo borderline, e cioè una roulotte appoggiata sul terreno tutto l'anno definisce ancora un campeggio o è qualcosa di diverso? Un campeggio non è un parcheggio di roulotte, non è il camperismo non è andare ad affittare un camper già parcheggiato in un'area costiera e magari tra le aree più belle della costa, perché nel passato alcune aree bellissime non si volevano edificare e si volevano lasciare lì libere in grandi mesi dell'anno. Penso a certe situazioni in Sardegna, addirittura delicatissime, delle penisole delicatissime, con un contesto ambientale di massimo pregio, che sono diventati dei parcheggi, e dei parcheggi tutto l'anno, e delle situazioni che meriterebbero ben altra attenzione.
Quindi la legge sul trasporto dalla Sardegna per il sul trasporto pubblico locale, la legge urbanistica, quanto è importante l'apparato normativo, no? E non lasciare le cose agli episodi. E cioè persino una legge che normi, meglio di quanto non è stato fatto fino adesso, l'acquisizione dei dati. È possibile, non sappiamo nulla, che gli unici dati che abbiamo sono quante persone stanno arrivando, quante persone stanno partendo, e siamo felici di quante persone stanno arrivando. Quest'anno è arrivato il 10% in più dell'anno scorso. Sì, ma è rimasto 3 notti o 5 notti o 6 notti? Perché se è rimasto 3 notti invece di 6 notti, anche se ne arrivo, vuol dire che le notti sono dimezzate e poi i voli possono essere, gli arrivi possono essere anche cresciuti del 10, del 20%, ma le notti, il fatturato, il lavoro è dimezzato. E noi queste cose non sappiamo nulla, così come non sappiamo nulla appunto del fatturato, soprattutto non abbiamo la capacità di far emergere il sommerso che ci racconterebbe una situazione molto diversa in termini di lavoro, in termini di contributo al PIL e in termini anche di possibilità di aiutare a crescere questa industria del turismo in Sardegna. Quindi una legge sull'acquisizione dei dati e dell'utilizzo di questi dati. Noi abbiamo titolato questo incontro, abbiamo detto tra le altre cose un turismo moderno. Un turismo moderno vuol dire tante cose. Mi ricollego subito a quello che stavamo dicendo sui dati, al tempo dell'intelligenza artificiale, al tempo dell'analisi dei big data, al tempo in cui è chiaro a tutti che dentro i dati c'è un valore enorme perché si estrapolano, analizzandoli, vengono fuori delle correlazioni, vengono fuori delle indicazioni, vengono fuori delle guide preziose per la politica regionale, per la politica dei trasporti e per le politiche di ogni imprenditore della Sardegna. Quindi viverla questa transizione digitale anche del turismo in Sardegna. Transizione digitale vuol dire appunto non governare alla cieca né la singola impresa, ma le singole imprese lo sanno e alcune stanno raccogliendo i dati, li utilizzano, fanno delle cose, fanno delle campagne di marketing durante tutti i mesi, mandano gli auguri di Natale, i clienti buoni gli mandano una bottiglia, cioè fanno delle operazioni di marketing durante tutto l'anno e quindi l'importanza dei dati la conoscono, ma tanti non la conoscono e tanti potrebbero essere ulteriormente avvantaggiati da conoscere non solamente i dati del loro particolare, ma i dati complessivi di chi arriva in Sardegna, del turismo in Sardegna. E non parlare dell'utilizzo per la politica e l'amministrazione regionale. Qualcuno l'ha detto, ma facciamo le nostre campagne pubblicitarie rivolte nei giornali sardi o le dobbiamo fare all'estero? E se le facciamo all'estero dove, come, quando? E poi se conosciamo questi turisti sappiamo effettivamente quale di quelle tre parole magiche sono a quale di quelle tre parole magiche sono interessati, se all'Amazon, se al sole, se all'archeologia, alla musica, o al cibo, al vino e così via. Quindi turismo moderno è tutto questo. Turismo moderno è anche quello che ormai l'avete citato, è nella nostra vita quotidiana, sono le grandi piattaforme. Il turismo del passato era fatto di grandi cataloghi, belli, migliaia, decine di migliaia di cataloghi che vi viaggiavano, carta stampata, come i volantini dall'aereo, li butto dall'aereo, non so a chi vanno, nel passato, no? Non so a chi vanno, che li raccoglio. Oggi invece ci sono le grandi piattaforme, ci sono gli strumenti digitali, c'è la possibilità di fare campagne di marketing digitali, mirate,
con i prezzi chiari, dove uno è in grado di capire quanto mi costa trovare una lead cosiddetta, cioè un possibile utente, quanto mi costa trovare un possibile utente, alla fine quanto mi costa l'utente, alla fine quanto mi costa il marketing, e lo gestisco bene all'interno della mia offerta turistica. E la transizione digitale significa anche mettere sensori, capire dove si muove il trasporto pubblico locale, che cosa va a vedere, programmare bene il trasporto pubblico locale, il pullman, programmare bene la sentieristica e così via, e non sprecare, evitare sprechi anche nella mobilità interna. E vuol dire a questo punto anche, insieme al riuso delle seconde case, insieme al miglioramento dell'efficientamento energetico, diciamo la domotica, tutte queste attività digitali, significa anche ridurre l'impronta ecologica dell'attività turistica, e quindi contribuire alla riduzione del CO2, contribuire alla qualità ambientale complessiva, contribuire anche quindi alla possibilità di caratterizzare ulteriormente come un turismo ambientale quello in Sardegna. È un turismo moderno anche essere capaci di captare per tempo, che il turismo non ha una sola stagionalità, ne ha diverse. Nel Trentino magari è facile capire che c'è il periodo dello sci, c'è il periodo delle passeggiate, c'è il periodo delle diverse cose, sono stati capaci di segmentare, ma è da noi è la stessa cosa, quindi è stato detto le diverse tipologie di turismo, da quello, come si chiama, sportivo, che ha un'altra parola, fatto della bici, turismo attivo, il turismo attivo, i tanti tipi di turismo attivo, il turismo del cibo, dell'energia, il turismo culturale, i tanti tipi di turismo. Peraltro questi tipi di turismo, un turismo anche sostenibile, e cioè perché permette di ridurre la presenza antropica in certi momenti, permette di ridurre l'impronta ecologica, come abbiamo detto, permette di ridurre l'emissione di CO2, è un turismo, come si dice, sostenibile, che non significa pauperistico necessariamente, o un turismo che, oddio, non possiamo toccare nulla, un turismo contro anche l'attività economica. No, è un turismo che sta attento e che permette di fare sì che la nostra generazione goda di questa opportunità, né più e né di meno di chi verrà dopo. E non dobbiamo negare a chi verrà dopo la stessa possibilità di negare l'opportunità che questa generazione ha trovato. È stato accennato, anzi più che accennato, è stato spiegato, chiarito da diverse persone, anche da Antonello Gregorini, da Rossella Bassano, il tema della cultura nuragica e di questa presenza che in effetti a cui noi ci siamo abituati fin da piccoli, perché in ogni paese c'ha i suoi luoghi, le sue campagne dove i ragazzini comunque si sono avvicinati, hanno frugato, hanno sognato e cose di questo genere. Noi ci siamo talmente abituati che non siamo stati capaci di raccontarla. Addirittura fino a non troppi anni fa non esisteva nemmeno il cosiddetto corpus della cultura nuragica, cioè diciamo una raccolta, un librone dove ci fossero catalogati 1000-2000 oggetti importanti che riescono a descrivere, diciamo, aspetti fondamentali della cultura nuragica. Nel passato io stesso avevo provato a fare in modo che ci fosse un momento di attenzione e un luogo, diciamo, dove potesse essere raccolto in maniera simbolica e potesse diventare appunto iconico, come si usa dire.
della cultura nuragica, il progetto del Betide, qualcuno se lo ricorderà, è andato, non c'è più, nessuno lo vuole più, è stata un'opportunità buttata lì. Non lo voglio considerare, ma non c'è più. Però ci sono tante altre opportunità. In questo momento c'è una iniziativa bellissima che io sposo in pieno, quella della promuovere la cultura nuragica e quindi la rete dei nuraghi come patrimonio dell'UNESCO. Potrebbe essere una occasione magari di maggior diffusione di questa identità fortissima che la Sardegna potrebbe avere ancora di più attorno alle nostre piramidi, diciamo, ai murali, più piccoli ma tanti, e altrettanto importanti. Per quello che ho capito, comunque deve essere approfondito, insomma, questo percorso, ne parlo un secondo perché è importante per quelle cose che ci stiamo dicendo, per quale turismo in Sardegna, no? Sostenibile, responsabile. Oggi c'è l'esempio che tutti abbiamo, quello della Regia Nuragica di Barumini, patrimonio dell'UNESCO ormai da molti anni, che certamente è importante per Barumini soprattutto e forse per qualche paese limitrofo, ha creato un risveglio del paese, delle alcune attività, è gestito con una fondazione che occupa circa 80 persone. Naturalmente quella fondazione è molto ben finanziata dalla Regione Sardegna e magari quel sistema lì, quella modalità lì non può essere utilizzata in tutti gli altri luoghi della Sardegna, occorrerà trovare una modalità diversa, magari una fondazione che li raccolga tutti, che li sia davvero capace di mettere in rete e gestire in rete, e gestire, mettere in rete anche competenze che oggi magari i singoli siti archeologici non hanno, magari non hanno la competenza di studi approfonditi di archeologia, non hanno le competenze di narrazione, di comunicazione, di promozione digitale, di comunicazione digitale e così via. E quindi una fondazione, un'agenzia del patrimonio culturale della Sardegna deve essere naturalmente la risposta. Nel passato avevamo in mente di costruire un'agenzia e credo che questa cosa farà parte del progetto anche per il futuro, in maniera che sia anche utile alla nostra offerta turistica, far crescere il turismo in Sardegna. Sto utilizzando troppo tempo, però voglio dire una cosa che mi preoccupa in parte. Il progetto del Nuraghi in rete, la rete dei Nuraghi, riguarda altri 31 siti, ma in Sardegna ci sono 10.000 punti, ci ha appena ricordato, forse ce ne sono ancora di più. E l'idea è naturalmente di rendere più visitabili, accessibili, rintracciabili e così via. Però una riflessione, non la concludiamo oggi, va fatta. La riempiamo di cartelli la Sardegna, asfaltiamo tutte le strade per arrivarci, ogni comune sistema il suo e ogni comune pensa che c'ha il suo patrimonio. Oppure riteniamo misteriosi, un po' un premio per chi passeggia, un po' una scoperta, un po' un percorso da Indiana Jones, non alla ricerca di piramidi o dei tesori delle piramidi, ma alla ricerca dei tesori del nostro paesaggio, della nostra aria pulita, della possibilità del cammino, del silenzio, delle stelle e di tutto quanto. Ecco, io credo che è importantissimo questo progetto, sarà capace di dare un boost, una spinta forte alla cultura del nuragico e quindi anche al turismo culturale in Sardegna, ma
attenti ad alcuni luoghi che possono essere accessibili al turismo, diciamo, non dico di massa, ma al turismo comunque diffuso, alle frequenze importanti, ma dobbiamo anche mantenere il mistero, dobbiamo anche mantenere il paesaggio, la natura, la lentezza, come è stato. Non è che dobbiamo fare un parcheggio vicino ad ogni orario per 80 pullman, per un pullman da 80 posti. Questo. Turismo responsabile, sto per finire, vabbè, vuol dire tante cose, ma vuol dire soprattutto quello che è stato ricordato. Non ogni paese deve avere il suo progetto turistico, non 377 comuni. Un progetto turistico di un comune può anche essere che lavora bene nell'agricoltura, lavora bene anche nell'agroalimentare, lavora bene anche nella trasformazione dei prodotti, e questi prodotti devono essere parte dell'offerta turistica del paese che è a 20 km. E chi fa turismo a 20 km lo fa, ormai è ben diffuso questo concetto, lo fa ancora meglio se ha un turismo responsabile, cioè legato al territorio. In Sardegna c'è una frase famosa ormai, legarsi alla montagna, ma il turismo deve legarsi al territorio, no? Agli suoi aspetti culturali, beni culturali, alle sue tradizioni, alla sua lingua, al suo paesaggio, al suo cibo, alla sua agricoltura, al suo artigianato, alla fare in modo che davvero il turismo sia capace di generare non speculazione edilizia come all'epoca, ma una vera e propria industria, e possibilmente un'industria anche più democratica, più che veda un maggior numero di attori anche piccoli, e permetta una distribuzione diffusa sul territorio. Abbiamo parlato di leggi. Credo che occorra rivedere la legge sul turismo e anche fare in modo che siano più, che si parlino maggiormente la legge sull'urbanistica e la legge sul turismo, perché a volte si affronta la legge sul turismo ma con le mani legate perché non c'è la legge urbanistica, e quindi magari se io, come si regola il turismo rurale o come si regolano gli agriturismo o come si regolano gli alberghi diffusi, noi stranamente li abbiamo regolati, effettivamente potremmo regolarli meglio. Sui campeggi ci sarebbe da aprire una discussione importante, e non l'altro. Certamente i campeggi non sono un parcheggio di roulotte, e sicuramente a parcheggio di roulotte non deve essere offerto le zone più pregiate del territorio. Campeggi, il glamping, il turismo nella natura, sono naturalmente esperienze bellissime e noi le dobbiamo promuovere, ma devono essere rese compatibili con un utilizzo anche ragionevole del territorio. Nella IPPR le leggi urbanistiche e i piani urbanistici comunali possono anche prevedere una crescita del livello della qualità turistica, dell'offerta turistica. Chi vuole può trasformare i campeggi in alberghi, li può anche per una certa parte, in proporzione ai posti in letto e quindi al carico antropico, li può trasformare in alberghi, rientrando però, e non certamente se sull'acqua, come doveva, che era lo spazio disponibile per una tenda che si smontava all'inizio di settembre. Occorre quindi la legge urbanistica, legge che parla con la legge del turismo, abbiamo detto persino di una norma, di una legge, quindi, o di un capitolo della legge che preveda la raccolta dei dati, è la legge sulla formazione professionale, l'avete detto tutti, l'avete ricordato, noi parliamo di una legge sulla istruzione e sulla formazione, e portare in capo a un assessorato istruzione e formazione, perché stiamo vivendo un tempo diverso dal passato, dove conoscenza, competenza di qualunque tipo, comprese anche le competenze materiali, le competenze da quelle più visibili, delle camerieri, delle reception, dell'accoglienza, della pulizia, ma fino a quelle più
più importanti, manageriali, imprenditoriali nel campo del turismo vanno formate e non le stiamo facendo abbastanza, lo stiamo lasciando solamente alla competenza dello Stato con gli istituti alberghieri e in tanti si lamentano oggi della qualità dell'insegnamento in alcuni istituti alberghieri. Ci sono anche esperienze private importanti, cioè comunque seppur aiutate dalla regione, come il master in turismo a Pula e al Forte Village, ma è chiaro che questa cosa deve essere fatta in maniera totalmente diversa, in maniera molto più pervasiva, in maniera più importante. Un altro aspetto che deve essere normato certamente è, a mio parere, e comunque lo prevediamo, un'agenzia di promozione. L'agenzia di promozione è una cosa che assomiglia alla DMO, alla società di gestione della destinazione, cioè la Sardegna come un'unica destinazione. Poi dentro un'unica destinazione ci sono anche particolarità, cioè la costa del nord, del sud, quello che è. Ma noi oggi non abbiamo nessuno che si interessi di promuovere la Sardegna in maniera ordinata, direi scientifica, in giro per il mondo. E non abbiamo questa, la DMO. Nel passato c'è Francesco Piglio, lo ringrazio per essere venuto, loro hanno promosso la DMO, un ente pubblico-privato oppure misto, diciamo, che metteva assieme la regione, metteva assieme i porti e aeroporti, metteva assieme le camere di commercio, metteva assieme anche i rappresentanti dell'industria privata, quindi un unico tavolo che poteva ben gestire in maniera ordinata gli investimenti in promozione. Questa cosa va fatta immediatamente, va portata a termine e va messa al servizio del turismo in Sardegna. I turismi, per dire due cose ancora sulle persone che sono intervenute, sono diversi. Turismo anche per lavorare tutto l'anno. Tanti anni fa c'era questo slogan che diceva la Sardegna deve essere il turismo, noi dobbiamo fare il turismo del lavoro tutto l'anno. Dei nomadi digitali oggi si chiamano, oppure dei sardi che sono andati a lavorare fuori, hanno fatto esperienze importanti e anche loro da nomadi possono passare un po' di mesi qui e un po' magari di mesi dove hanno costruito una parte della loro vita, o alcuni anche lavorare totalmente da qui. L'altro giorno parlavo con un giovane uomo che è venuto qui in Sardegna, ha lavorato in giro, c'ha delle esperienze importanti, è venuto qui in Sardegna, si è ritrasferito qui perché è un sardo ed è venuto qui col suo pacchetto di clienti e c'ha i suoi clienti, li gestisce dalla Sardegna, c'ha la fibra, c'ha il 5G e c'ha gli aerei quando deve andare a visitare, ma li gestisce non più da una città come Milano, ma li gestisce da un paese vicino a Cagliari. Quindi c'è un mondo che si sta aprendo. L'ultima domanda, qual è il turismo? Di lusso o povero? Beh, insomma, mi verrebbe da dire subito, il turismo più utile alle nostre famiglie, alle nostre imprese, ai nostri cittadini e cittadine, alle persone che devono lavorare. Il turismo che sia più capace di distribuire benessere. E non dobbiamo avere paura del lusso, non dobbiamo avere paura del lusso se è capace di dare un lavoro buono, stabile, ben pagato, rispettato, è capace anche di far crescere la professionalità delle persone. Poi non c'è solamente il lusso a questo mondo, c'è tante persone che hanno bisogno di un'offerta turistica più accessibile, che però bisogna fare bene in maniera che sia competitiva, sostenibile, abbiamo detto responsabile del territorio in cui insiste. Quindi
un turismo che sia capace di far ormeggiare i mega yacht e che magari a quei mega yacht sia capace di dare tutte le attività industriali di... Come? Impatto ambientale. Giusto. Quello è il fondamento di questo. Sì, certamente. Però apriamo un dibattito ancora più lungo, perché nel momento in cui mettiamo da parte la possibilità di andare per mare, dovremmo mettere da parte anche la possibilità di andare in auto, di andare... però c'è una transizione digitale, ecologica, una transizione sì, ecologica anche nel trasporto, una transizione energetica, c'è persino una transizione energetica nel diporto, nell'attività nautica. Comunque in Sardegna il turismo ci deve portare anche altre attività tutto l'anno, come l'attività di refitting e così via. Ma la sua domanda, diciamo, interessante e ultima è: cosa ne pensa della legge Bolkestein? Non è che poi non è che i nostri chioschi del poeta, insomma, per parlare in maniera semplice, o le nostre attività anche questi hanno un nome tecnico, me lo ricordi tu? Stabilimenti balneari. Degli stabilimenti balneari e così via, che insistono nelle aree demaniali per la norma, per la legge Bolkestein, dovranno essere messe a bando e quindi ci ritroveremo le multinazionali europee di chissà dove. C'è qualcosa che possiamo fare appunto per pensare globale e agire locale, come è stato ricordato? Certamente c'è qualcosa che si può fare e dovrà essere fatto, pur rispettando le norme della concorrenza. E dovrà essere fatto perché io non ho tanta paura delle multinazionali tedesche che verranno a prendersi il chiosco di Santa Margherita di Pula o del Poeto. Ho paura del riciclaggio del denaro sporco, ho paura delle mafie. Ho paura della delinquenza che sta guardando a questo. Purtroppo è il fenomeno che si tocca con mano già in certe città turistiche. In certe città turistiche ci sono alcune vie che sono interamente controllate da personaggi di cui non si capisce bene, da risorse economiche di cui non conosciamo bene la provenienza, e questo qui sta avvenendo nei locali commerciali turistici delle vie urbane, dei centri storici, ma inizia ad avvenire anche negli stabilimenti balneari e così via. Quindi quello che ha detto lei è certamente una spia rossa che deve essere tenuta bene in mente. Noi vogliamo mantenere una regione lontana dalle mafie, lontana dalla violenza, lontana dalla delinquenza, dove vivere serenamente, e dobbiamo anche proteggere le nostre imprese, proteggere per questo motivo e proteggere le nostre specificità locali, la nostra cultura e così via. E tutto questo ci permetterà di ben agire anche dentro un contesto europeo che purtroppo o per fortuna non è un contesto che scegli alla carta: qualcosa mi piace me lo prendo e quello che non mi piace non me lo prendo, lo devi prendere tutto assieme. E nella circolazione delle persone, nella circolazione del lavoro, nella circolazione delle imprese, persino dei capitali che possono essere investiti, nella circolazione delle idee, dei contenuti digitali, eccetera, ci sta anche la circolazione dei capitali nell'utilizzo delle zone demaniali, ma fatto come suggerisce lei, con criterio e con molta attenzione. Io vi ringrazio molto, ho cercato di dire quello che è nel progetto, nel programma del turismo della coalizione che oggi sto rappresentando e di cui sono onorato. Grazie a voi.